Adesso siamo in questo ciclo più bello, più buono. Io sono maschio che è sopravvissuto giorni brutti, adesso ho cominciato il mosaico. Il mosaico mi ha insegnato Maestro Codra. Per questo ci sono 25 anni che lavoro solo il mosaico. Come Gianni Poretti che lavora in vetro, che è specialista in vetro mondiale, i più di Venezia. Esperta Gianni Poretti con le sue sculture, anche io penso che sono il mosaico. Adesso due parole. Certo. Immagino non è stato facile passare dai dipinti in questo lavoro qua, e penso che non è anche facile creare questi lavori meravigliosi, perché ci vuole tanto tempo. Non sono esperta di questo, però da quello che vedo so che non è facile per fare questi bellissimi lavori. Per esempio, uno di questi che a me ha colpito tanto è questo qua, che con rappresenta, la sabbia. Sì, è un lavoro con la sabbia e rappresenta il sole, le mani indirizzate verso il sole. Sì. Quindi un altro molto bello. Questo è Monte Bre. Quest'altra montagna, San Salvatore, qui Tre Cavalli. Praticamente il nostro poeta non solo che ha fatto un riassunto di tutte le cose belle del nostro paese, però adesso ha fatto anche, ha rappresentato le cose più importanti anche del Ticino in questi suoi dipinti. Quindi vediamo, come ha detto, San Salvatore, Monte Bregio, poi ci sono queste quattro stagioni con Bellezza delle Donne. Sì, quattro stagioni con la Bellezza delle Donne. Quindi sono un attore. Adesso andiamo dalla nostra Ferrandi a scegliere qui. Questo è con mosaico e sabbia tutto. Posso per spiegare una cosa interessante? Gianni Poretti, Dario Mammoliti, Mimosa, Spressa, Petit, il comune di Paradiso. Qui hanno rubato il nostro simbolo che è sfruttato Hitler. Che il nostro, questo è il simbolo di più santo in Trogir in Zagabria, vicino di Zagabria. E questo simbolo di luce di sopra, il nostro Perendesha Ilir si chiama. In cuore qui, c'è un croce, ma hanno sfruttato il nostro simbolo. Hanno rovinato il nostro simbolo. E per questo io è tornato ancora una volta per la nostra Perendesha Ilir. Qui, Mimosa, da qui sono anche quattro stagioni, quattro metri. È una versione un po' diversa. Un po' nudo, ma non penso che è nudo, perché è sasso. Non è sasso, una donna è donna. Sì, ho capito cosa vuol sì, dire. Da cioè, dove siamo arrivati? Se hai fatto il sasso non vuol dire che è nuda. Cioè, una cosa, Mosa, Dario, Dario. No, per un artista va bene questa cosa. Espresso. Sì. Il comune di Paradiso. C'è una sorpresa anche qui adesso, che tra poco vediamo. Ci sono mosaici più famosi, che sono nostre leggende in questa casetta piccola lì. Penso che adesso qui era chiuso, come si dice, volevo fare anche un giusto un commento un po' finale, anche non so se si vede l'evoluzione, no, dei quadri. Lui ha iniziato con un'evoluzione che ha iniziato con questi quadri uscendo comunque dal carcere, per cui sono quadri anche un po' più crudi e crudeli, nel senso, perché è una realtà comunque di un passato negativo e di un passato comunque che ha avuto le sue spalle, e a volte proprio per far uscire anche questo dolore devi buttarlo fuori. Questo l'ha fatto anche attraverso comunque l'arte, e buttando fuori questo comunque si vede anche il miglioramento, perché si salendo anche in su si inizia a vedere già più colori e anche una tipologia di arte che è cambiata, fino a portare per esempio anche alla Bellezza della Donna, nonché
La figura della donna è spesso rappresentata, ma anche perché comunque è l'evoluzione, la donna rappresenta l'evoluzione, la nascita e la libertà, per cui si vede anche proprio questa differenza che mi sembrava importante comunicarla. Certo. Grazie, Mimosa. Spegniamo luce, adesso come era da fino adesso per entrare in luce, spegni questa luce. Apriamo questa porta per entrare tutti insieme. Questi penso che sono per noi un regalo, anche in nome di Comune di Paradiso, che mi ha lasciato spazio. Anche la differenza dei quadri iniziali con quelli adesso non ho mai più visto mio papà fare disegni per esempio del carcere, questi fatti qui, subito dopo qui è nostra leggenda Dorontina e qui ci sono due generazioni mani con mani, qui sono un motivo di Klimt che io sempre lavoro in motivo di Gustav Klimt in mosaico, qui c'è una cosa interessante, ci sono minerali del Kosovo, signora Guglielmini, del comune di Paradiso, qui c'è un parte che era in prigione di molica di pane dentro, qui ci sono minerali del Kosovo, veramente in Kosovo esiste una miniera di oro e argento, Trepča, che dicono ci sono problemi tramite albanesi e serbi, non è vero, non ci sono problemi tramite i nostri popoli, anche serbi neanche albanesi, ma problemi sono di Trepča, di nostri minerali lì che corrono per sfruttare, per prendere. E qui ancora bellezza delle donne, con il nostro ponto santo di Rugova, con questo fiore qui, con il nostro simbolo aquila e con questa Venus, Aperdita Venus qui. Queste sono regali, come si dice, che sono andati in diverse esposizioni mondiali. Berlino, Stuttgart, Lisbona, Parigi, in tutto. Grazie, signora. Vorrei una parola, qualcosa qui. Allora, grazie mille di Paradiso. Io sono contenta di essere venuta perché non mi aspettavo tutto questo. Ho letto leggermente qualcosa prima di uscire di casa perché... Però chiaramente anche come donna vedo sotto la tristezza e qua sopra la resurrezione, quindi la capisco, cioè la capisco dalla molica del pane, la capisco dai dipinti sotto e finiamo con qualcosa di meraviglioso come io spero che la sua vita continui meravigliosamente da quanto dimostra nei suoi dipinti. Questo è l'augurio che posso darle. Grazie mille di Comune di Paradiso. Questo esce dal cuore. Io non sono una grande intenditrice, però io so distinguere quello che mi piace e quello che mi dà gioia. Sotto mi dava un po' di tristezza e quindi lì si leggeva tra le righe il suo stato d'animo. Io sono contenta che adesso siamo arrivati a questo e siamo arrivati. Anche una parola per Comune di Paradiso. Grazie mille da Waldo Fum, segretario, che eravamo insieme con tutte queste scale per vedere, mi ha spiegato da questa casa, speriamo da adesso resta per arte. Sì, sì. Per me era una cosa poco dolorosa dentro, ma mi è piaciuto, dice, oddio, è possibile per lasciare per arte qui. E per questo ringrazio il signor sindaco Vismara, Marco Ultrocchi, segretario, che oggi mi dispiace, ma speriamo per 22 sì, che si arrivano tutti gli artisti dell'Europa qui per partecipare, o Bismara, Marco Trocchi, anche il signor segretario. Speriamo. Certo, io che davo anche un po' regali per tutto, come ti ho detto, per la chiesa di Eugenio Correco qui, io do questo portretto lì e altre cose. Grazie mille Dario. Per te, signor Gianni Poretti, ti ringrazio per la tua presenza. Ma, che mi grazie a te, sei grande. Presente. Grazie, grazie espresso. Io dico ancora due parole, perché io sono la sorella piccola del Sud. Lui, quando è andato in prigione, ero 9 anni e mi ha trovato 19 quando è uscito dalla prigione.
E io ho conosciuto anche mio fratello tramite i disegni che ha fatto, perché lui non era un disegnatore o qualcosa, ha iniziato a disegnare in prigione per non diventare matto. Quindi scoperto sì, è scoperto da sua, anche da scrivere, è dovuto trovare una soluzione per sopravvivere. E così non era niente facile. L'importante è che lui anche è arrivato qui in Svizzera, importantissimo, che ha iniziato la sua vita dall'inizio e si è trovato benissimo. E così, come ha detto anche la sua figlia, i suoi disegni, le sue cose sono stati avanzati con tempo, perché anche la sua vita è avanzata, perché si è ripreso solo qui, non poteva mai scegliere un posto più bello di Svizzera, ti dico la verità, che anche io vivo qua. E grazie a questo ha sopravvissuto, è andata bene, ha creato la famiglia, ha buoni rapporti. E posso dire una cosa, che è una persona molto tranquilla tramite questo che ha passato. Forse sì. Noi siamo ancora più emozionanti, più lui è molto tranquillo. Sì, ti dico che prende le cose con tranquillità, prende le cose e sa valutare tutte le cose, perché ha passato una brutalità, ti dire la verità. Si è forgiato un bel carattere. Sì, è formato e se l'ha fatta. Di questo dobbiamo orgogliosi. Non dobbiamo dimenticarci neanche di Fetie, sì, che l'ha aiutato tantissimo, è stato poco menzionata oggi, però lei... Adesso non ti aspettano 2 mesi. Sì. Non erano neanche fidanzati, si erano solo conosciuti, e avevano la simpatia. Sì. Quando è andata lui in prigione, ha aspettato 10 anni. È andata anche in famiglia, è venuta anche in famiglia, io ero piccola. E quando veniva lei mi sembrava che veniva un pezzo di lui. Di lui. E queste sono tutte le cose che è difficile anche sapere queste cose che non ha vissuto, veramente. Sì. E così grazie ancora che siete venuti, sì, era una bella, bella giornata, per dire la verità. Grazie di averci coinvolti a questo. Perché tante volte tu conosci le storie, conosci qualcosa, ma fin tanto che non tocchi, non vedi con mano, cioè sembra sempre la storia di qualcun altro, sembra sempre da un altro, eppure siamo tutti nella stessa barca, ecco. Dopo dici, effettivamente, come dice lui, è arrivato qua e ha trovato un paese tranquillo, ha trovato tutto. Io devo essere sincera, io sono orgogliosa di abitare a Paradiso, cioè io abito a Paradiso da 43 anni, da quando mi sono sposata. Ma non potrei immaginare un altro posto. Io l'altra sera sono tornata nel quartiere dove abitavo e non mi sentivo... No, cioè, qua si sta bene. Cioè, in questo paese piccolo si sta bene, io ritengo che siamo ancora una piccola comunità, malgrado siamo grandi, e ci conosciamo. Cioè, il fatto di essere qua, in questa casa vecchia, e non capita dappertutto. Ci si sente bene. Questo è sempre stato il pensiero che io ho avuto. Sì, perché sono contenta per lei e per la sua famiglia. Benissimo, perché ci dà la possibilità di socializzare anche, di creare amicizia, di sentirsi... Sì. Perché non è facile venire da un altro posto, anche se cambi il villaggio, non è facile. No. Pensi di cambiare tutta la tradizione, la famiglia, tutto. È vero, veramente ci troviamo bene, grazie. Quindi siamo fortunati. Sì. Possiamo faccio un grande ringraziamento che i miei quadri non sono in cantina. No. Più, non sono senza luce, sono con luce. Il paradiso. I miei quadri non sono senza luce, sono pieni di luce. Sì. Per questo si sento bene. Grazie mille da signor segretario, che lui era qualcosa così come voi, signora Guglielmini, oggi pieno di emozioni. Quando ho visto i miei quadri, ho detto ti restano di abbastanza spazio? Io ho detto sì, abbastanza spazio. Grazie. Niente, anch'io solo volevo ringraziare di cuore il nostro artista. Io ho sentito tanto
sui Muyai, però personalmente ho conosciuto da un anno e mezzo così, da quando sì, in una manifestazione della scuola albanese. Con le bambine, vicino alle tombe di Moisiu. Siamo andati a visitare la tomba di Alessandro Moisiu. Quindi niente, veramente io ho solo delle parole che posso dire e vorrei ringraziare tanto la Svizzera per aver dato la possibilità di, come ha detto già prima lui, di far vedere questi bellissimi dipinti, di raccontare la nostra storia, di vedere con un'altra... Ecco, in un'altra maniera, perché non tutti quanti sapevano che anche in Kosovo, anche in Albania ci sono delle cose meravigliose, la cultura meravigliosa, quindi tutti questi ci fanno anche un po' più coscienti, cioè, ci fanno conoscere il paese con un altro occhio. La cosa che mi ha colpito tantissimo, questa, tra tutti quanti i dipinti meravigliosi veramente, però tra tutti quanti è questo qua, perché so che questi minerali sono sui 1500 metri in una profondità in questa miniera del Kosovo, oro, argento, è una delle miniere più famose che hanno sfruttato sempre gli altri. Come non è rimasto come niente da noi, come si dicono, ci sono problemi veramente poco, non è vero, sono miniere. Però bello, quindi complimenti, grazie di tutto. Grazie di voi, tutto. Buona continuazione. Anche due parole per Dario e sua moglie, Candida Mammoliti, che è una poetessa qui in Canton Ticino, che era la mia presentatore per il simposio nel comune di Lugano, che erano 1500 persone mondiali. E Candida Mammoliti era la presentatore principale. Quando era tre giorni festa in Canton Ticino. Adesso c'è una festa qui per due settimane anche in Paradiso. Dario adesso va sempre, il nostro amico di famiglia, va sempre in Albania con ex presidente di Moisiu, è amico di famiglia, con le nostre familiari, con tutto, con la sua famiglia Mammoliti. Grazie mille, adesso c'è un piccolo aperitivo per tutti e speriamo che ci vediamo questi altri giorni con le nostre migrazioni albanesi, che sono più di 8.000 persone in Canton Ticino, poco sono in Paradiso. Non sono moltissimi. Io penso che vengono, sono integrati bene, non fanno problemi. Questa è una cosa interessante per la Svizzera, che quando è cominciata guerra, per prima volta, posso per dire oggi, Svizzera ha preso un rischio per prendere i nostri bambini che erano in militare. Non è presa Germania, non è presa Austria, non è presa Italia, nessuno. Svizzera ha preso i nostri bambini per non far andare in guerra contro gli altri popoli. Pensi te per avere 10.000 ragazzi, 18, 20 anni, che cosa fanno senza madre, senza padre? Per questo esiste una cosa che io voglio per disegnare, per mettere come un simbolo in Svizzera, che è passato questo rischio con gioventù sono tutti avventurieri a Svizzera, oggi hanno famiglie, hanno tutto. Grazie Svizzera, grazie Paradiso. E andiamo in